È un grande onore, chiaramente mi sovraccarica di una responsabilità ancora più gravosa perché è testimonianza non solo di una grande volontà di partecipazione democratica da parte della nostra comunità a quelli che sono i processi decisionali della nostra città e del nostro futuro, ma testimonia anche una grande fiducia, una grande fiducia che insomma hanno dimostrato e hanno ritenuto opportuno di riporre nella mia persona. Quindi non finirò mai di ringraziare tutti gli elettori, tutti i miei concittadini. Mi auguro che si possa ripartire tutti insieme perché il nostro slogan è stato ripartiamo da noi. Ebbene, occorre ripartire da tutti noi, dalla nostra comunità, da quel senso di solidarietà che abbiamo dimostrato anche durante gli ultimi giorni, durante gli ultimi mesi di emergenza sanitaria. Abbiamo dimostrato di essere un grande popolo e ripartiremo appunto dal nostro popolo. Sindaco, lei ha detto ripartiremo da noi, dal nostro popolo. Ovviamente si ripartirà anche con una situazione più tranquilla. Il fenomeno dell'anatra zoppa non c'è più, per cui lei potrà governare questa volta. Come già immagina la sua squadra? Occorre ripartire innanzitutto da un dato che in qualche modo qualifica anche un rinnovamento, un cambiamento che è stato attuato e si è praticato. Con la nostra vittoria il Consiglio Comunale è rinnovato in larga parte per un buon 80% con nuovi volti, nuove professionalità e quindi chiaramente anche quella che sarà la squadra rappresenterà quella che è la composizione del Consiglio Comunale, una squadra che sarà frutto di una convergenza tra nuove esperienze, tra nuove progettualità e nuove professionalità e anche esperienze maturate sul campo, quindi anche una squadra fatta anche di persone che hanno dimostrato di essere all'altezza. Di essere all'altezza del compito di Quindi guidare non si va la verso nostra una squadra. giunta tecnica questa volta. Vedremo, vedremo. Io credo che sia necessario ripartire chiaramente dalla composizione del Consiglio Comunale. Siamo stati in grado, l'abbiamo detto più volte, siamo stati in grado di mettere in campo una coalizione non solo vincente, ma che ha creduto in un progetto che per l'appunto si è rivelato vincente. Siamo stati in grado di accantonare quelle che sono anche le legittime logiche di appartenenza ai nostri movimenti, ai nostri partiti, pur di far prevalere quello che è l'interesse collettivo, un obiettivo comune. Che la città di Ariano abbiamo evidentemente siamo stati capaci di trasmettere questa fiducia, questo ottimismo, anche questo senso di coesione, questo senso di unità che insomma non è stata soltanto insomma un'unità in qualche modo suggellata attraverso un patto tra sigle e politiche o partitiche, ma è stato appunto un patto in qualche modo declinato nei comportamenti. È stata una campagna elettorale anche molto, molto rispettosa, siamo stati in grado anche di equilibrare insomma, quelle che sono appunto le legittime logiche di appartenenza. Credo che si debba ripartire da questo e credo che si debba ripartire innanzitutto da quella solidarietà che gli arianesi hanno dimostrato negli ultimi giorni e da questo strepitoso successo che ci hanno tributato, che chiaramente rappresenta non soltanto un onore per noi, ma anche una grande responsabilità, anche in vista di quelle che saranno le prossime sfide che Ariano dovrà affrontare. A partire dall'emergenza sanitaria, da una malaugurata possibile recrudescenza dell'epidemia, il primo atto sarà appunto quello di costituire un osservatorio permanente con le associazioni, le tante associazioni, con la Protezione Civile, con le scuole, con tutti gli attori sociali che a vario titolo operano sul territorio per fronteggiare in maniera sistemica quella che potrebbe essere poi la recrudescenza dell'epidemia e quindi un possibile ritorno dell'epidemia, proprio per evitare ciò che è accaduto durante la fase dell'emergenza, per evitare che accadano, si possano verificare quelle deficienze in qualche modo croniche, strutturali nella gestione dell'emergenza sanitaria. Vabbè, adesso Ariano avrà un sindaco per gestire l'emergenza sanitaria, ma intanto le dico, i dati semi-ufficiali che le danno ancora una volta la vittoria, le danno anche ragione sulla scelta di non apparentarsi, però adesso c'è il momento della pacificazione, del dialogo con le altre forze. Assolutamente sì, io più volte anche negli ultimi giorni ho reiterato appelli anche alla politica, a tutta la politica, a coloro che siederanno anche tra i banchi dell'opposizione perché ci si possa confrontare, ci si possa guardare negli occhi con estrema sincerità e ci si possa dire collaboriamo insieme, dialoghiamo per il futuro della nostra città, per lavorare insieme soltanto per un obiettivo comune che è la
nostra città. Poi, al di là chiaramente delle legittime posizioni divergenti che ciascuna forza consiliare esprimerà chiaramente in assise consiliare, ma noi dovremo essere in grado di dialogare, di confrontarci sui temi veri, su quelle che sono le prossime sfide. E credo che, e questo è l'augurio, ma anche una certezza, sono convinto che le forze consiliari accoglieranno questo mio appello, perché abbiamo maturato una grande consapevolezza, che siamo un grande popolo, che sappiamo anche uscire, sappiamo anche risollevarci dalle difficoltà. Abbiamo detto anche negli ultimi giorni che per poter guardare al futuro occorre anche fare in pace in qualche modo con un passato recente che ha traumatizzato le nostre coscienze, e quindi sarà nostro impegno, nostro dovere morale anche affiggere una targa commemorativa in onore di coloro che sono morti per il Covid. Colgo l'occasione anche per esprimere un pensiero a Monsignor D'Alisa, che insomma ci ha lasciati, e che dire, credo che davvero sia necessario adesso ripartire dalla nostra comunità nella forza del ricordo, nella forza anche del ricordo di coloro che ci hanno lasciato. Non credo che, anzi mi auguro che ci possa essere anche una piattaforma programmatica da mettere in campo anche con gli altri sindaci dei comuni vicinori. Io negli ultimi giorni ho lanciato una proposta, che è quella di indicare attraverso lo strumento di programmazione sovracomunale, che è l'Area Vasta, un organismo pubblico unico che possa rispondere in maniera univoca ed efficiente a quelle che sono le esigenze del territorio, perché se abbiamo delle difficoltà, avremo delle difficoltà, queste difficoltà noi le potremo affrontare soltanto con un approccio sistemico. Non possiamo ritenere che Ariano possa risollevarsi soltanto ed esclusivamente attraverso le risorse anche umane che abbiamo dimostrato sul campo. Dobbiamo dimostrare di fare coesione anche territoriale con gli altri comuni vicinori. Saremo in grado di risollevarci soltanto se saremo in grado di risollevare un intero territorio di cui noi rappresentiamo il comune guida, il comune capofila. Bene, grazie Sindaco Franza, buon lavoro a lei e alla sua squadra.